assidi, e qualche altro disse: non si può certo vivere di pane e divina commedia. Io lavoro con la musica, quindi frequenze, armonie, melodie, amo il bello, e forse nella mia ingenuità sostengo che certi valori extrasociali come felicità, l'amore, sicuramente come dire, molto affini all'arte, alla musica, possano essere anch'essi fonte di reddito, di una risorsa economica. Si investe poco in questo senso. Nella mia ingenuità, ripeto, sostengo che una popolazione felice, una popolazione circondata dal bello, possa essere ispirata, perché lo stato vitale di ogni singolo individuo è importante, e la bellezza di cui parlavamo prima è qualcosa che ama nascondersi a volte, in questa città lo fa spesso, e occorre lavoro, occorre passione, occorre tanto impegno per poterla afferrare, per poterla ammirare e per poter godere dei benefici della bellezza. Un popolo predisposto, perché è circondato dal bello, crea solo cose belle, riattiva il circuito economico, io credo. Questa è una città nella quale io ho cominciato a muovere i primi passi nella musica, ed è stato anche il mio dorato. Io da Catania ho cominciato a suonare, da Catania sono stata prodotta, da una Catania solare, una Catania in movimento. Teatro di due elementi di contrasto, a proposito di contrasti, c'è una terra che è appunto teatro di un dialogo tra il fuoco e il mare, tra il vulcano e l'acqua. E il contrasto c'è anche nei cibi. Il contrasto cos'è? La controtendenza, laddove c'è la pasta e il salato e l'aceto e tutti questi elementi che convivono, inevitabilmente vi è evoluzione. Io ho delle idee. E questa città mi nutre tantissimo. Capisco che è una città stanca, capisco sia una città stanca, però per tornare alle emozioni, che credo sia il tema di questo convegno, io vivo a Catania e provo al centro di Catania, cioè al momento io sto facendo le prove al centro di Catania e sento i commenti dei vicini di casa, non sempre molto felici, tipo: lo studiamo, sto rumore, ma che questo rumore, facciamo molto rumore. E mi piace suonare insieme alla città, mi piace suonare insieme alla pietra lavica, e dico insieme perché ho costruito tutto qui, io ho il mio studio di registrazione qui, e tecnicamente, per esempio, le batterie, le voci che si registrano con una parete di pietra lavica regano in sé un suono, un fascino inimitabile, unico. Tutti vengono a registrare a Catania per questo motivo, senza contare il fatto che la sera io faccio la mia passeggiatina da mamma stanca, perché prima metto a letto il mio piccolo, poi dico: mamma, vena cura, mamma, vado al piccolino, e faccio questa passeggiata in questa città, e questa città mi abbraccia. In questo momento è vero, è un po' stanca, sento che è stanca, ma sento anche che è come giungo, è piegata, ma non si spezza, perché ha tante risorse, ha tante idee. E vorrei concludere il mio discorso dicendo che io continuo a scrivere le mie canzoni qui, e qui trovo la mia ispirazione, ma adesso non voglio fare la spinellata alla Sicilia o alla mia città. Dico qui, mio figlio è nato qui, è pur solo, mio figlio è nato al Santo Bambino, non volevo che fosse catanese, perché volevo che nascesse con gli stessi ideali con i quali sono cresciuta io, e sono la dignità, il fatto di difendere ciò in cui si crede fondamentalmente. Il catanese è il sognatore che ha imparato a sognare e ancora continua a sognare, e questo sogno non lo voglio perdere, per cui mi ostino a vivere qua e a rimproverare qualche ragazzotto che ogni tanto butta qualcosa per terra, ormai sono vecchia, e gli dicono: sporcare la tua città. Ma Vicky, lei che usi un no? Sono amica del sindaco, e il sindaco si arrabbia. E quindi voglio molto bene alla mia città e sono molto contenta di essere intervenuta. Concordo pienamente con tutto ciò che avete detto sui contrasti, sullo smog. Anch'io ho sognato di andare in una città piena di smog. Mi piaceva questa idea di
svegliarmi con la nebbia. Chissà perché gli altri sono sempre più bravi a vendere un vino bianco scarso con le bollicine e chiamarlo champagne. Questo mio padre, che era enologo, diceva questa cosa. Io forse non sono molto d'accordo, a me lo champagne piace tanto, ma credo anche che noi dovremmo essere molto più bravi a vendere il nostro sole e le nostre cose, ciò che ci, cioè le radici e magnificarle, non vergognarcene, neanche della nostra lingua che è meravigliosa. La parola emozioni, detta con la pronuncia di Catania, che in sé è una pienezza, proprio emozioni. Io già vedo proprio una cosa enorme, ed è vero, quasi che ti disorientano. Concludo, adesso basta, non vi rubo più tempo. Questa è la città nella quale io ho scritto confusa e felice. Perché alla confusione ho associato il concetto della felicità? Perché spesso la Sicilia tutta ti disorienta, perché ha un'emozione dopo un'altra, l'emozione del sole, del mare, dei colori di cui abbiamo parlato, anche purtroppo delle piaghe che affliggono questa nostra meravigliosa città, non vorrei adesso ricordarle, cosa siano note a tutti, che reggezza un certo tipo di tristezza, ed è questo dialogo della tristezza, la bellezza, questa saudaci che